Rocky, come posso iniziare ad allenare il muscle up zavorrato? Come posso aumentare i chili sulla cintura del mio muscle up zavorrato? Come faccio a migliorare? Come devo impostare gli allenamenti? Questa è una delle domande che più in assoluto mi viene posta nei miei direct su Instagram o comunque anche nei commenti nei video YouTube in merito al muscle up. Una volta che si ha imparato ad eseguire il muscle up a corpo libero, automaticamente, lo è stato per me ma lo è così per tutti, subentra la voglia di andare a migliorare il muscle up zavorrato, di imparare a zavorare questo esercizio che già a corpo libero risulta essere complesso. Pensare di andare addirittura a zavorrarlo rende l'idea molto allettante per tutti gli appassionati del calisthenics. Ebbene, oggi sono qui per parlarvi di come andare a strutturare una programmazione che vi porti a migliorare il muscle up zavorrato, tenendo in considerazione alcuni aspetti fondamentali e da non trascurare per quanto riguarda questo argomento. Con questo episodio vado a concludere la serie di video sul muscle up, iniziata con il video appunto di spiegazione sulla tecnica corretta del muscle up. Sono poi andato a trattare gli errori esecutivi dell'esercizio, come andare ad aumentare le ripetizioni a corpo libero dell'esercizio stesso, e oggi parliamo di come aumentare i chili sulla cintura. Restate con me fino alla fine perché ogni minuto di questo video sarà pieno di valore. Let's go. Premessa doverosa da andare a fare prima di iniziare la spiegazione su questo argomento: se voi siete in grado di eseguire uno o due muscle up, non ha ancora senso andare a lavorare per zavorrarlo, ok? Cioè non ha ancora senso andare a zavorare direttamente l'esercizio. Il mio consiglio è di andare a riprendere il video sulle ripetizioni, sul come aumentare le ripetizioni a corpo libero, guardarvi quello, imparare a farne almeno 5-6 e poi di conseguenza si ha la possibilità e la forza per iniziare ad allenare nello specifico le zavorre. Se non siete ancora a questo punto, migliorate altri aspetti come la trazione zavorrata, la forza di tirata generale e poi pensate al muscle up. Se invece riuscite già magari a zavorare il muscle up con 5-7 kg e mezzo, 10 a salire, ovviamente si può andare effettivamente a parlare di programmazione sulle zavorre, ok? Come lo andiamo a sviscerare in questo video seguendo 4 punti. Che voi riusciate a fare il muscle up con 5 kg o con 20, tendenzialmente quello che dovrete andare a fare sarà pressoché lo stesso. Ovviamente il tutto varierà sulle basi della propria soggettività, su dove si è più forti, su dove si è più deboli, però comunque tendenzialmente il lavoro che bisogna andare a fare, non dico che è lo stesso, ma è molto simile. Innanzitutto, come andare a lavorare il muscle up? Contrariamente a quello che si possa pensare, come mi comporto io sull'allenamento specifico del muscle up zavorrato? Sia su di me che sui miei allievi, il gesto tecnico del muscle up zavorrato è probabilmente quello che a livello di volume, di quantità di serie e ripetizioni nella scheda della settimana è quello che vado a toccare di meno. Questo perché? Perché il muscle up è un movimento di tirata esplosiva, quindi la priorità deve andare a migliorare la tirata esplosiva stessa e la tirata di forza generale, come svisceriamo successivamente. Quindi, innanzitutto, quello che vi consiglio io di fare è: assicuratevi di eseguire il muscle up correttamente dal punto di vista tecnico, che è fondamentale, lo ripeto sempre, ma continuerò a ripeterlo sempre, perché è fondamentale per evitare infortuni e anche per fare un esercizio correttamente, non per fare un esercizio all'acqua di rose, concedetemi il termine, per non dire alla cazzo di cane, ok? Quindi una volta che vi siete assicurati questo, allenate magari il muscle up zavorrato. Ora non sto qua a darvi una metodologia, perché è impossibile darla, varierebbe troppo sulla base delle caratteristiche genetiche e morfologiche di ognuno, ma tendenzialmente non fateci troppo volume, pensate più a migliorare altri esercizi di cui andiamo a parlare adesso. Se volete proprio un esempio, vi posso consigliare magari non due volte a settimana di andare a toccare il muscle up con un 4-5 serie da poche ripetizioni, 2-3, oppure lavorare a singole spezzate come ho spiegato nel video su come migliorare le ripetizioni. Però non pensate di dover macinare troppo volume sull'esercizio, perché il muscle up migliora di più se si vanno a migliorare di più altri esercizi come appunto le mod mu e la trazione zavorrata. Ho parlato di mod mu e adesso vi vado a spiegare nel dettaglio cosa sono. Le mod mu sono delle trazioni modello muscle up, vi faccio passare qua accanto delle immagini in sovraimpressione dove vi vado a mostrare l'esercizio. Ecco, questo esercizio dal mio punto di vista è quello che più di tutti risulta essere fondamentale e utile per migliorare le zavorre sul muscle up. Perché? Perché ci permette di andare a migliorare la forza di tirata esplosiva andando ad eseguire un movimento propedeutico al muscle up, perché tutta la fase di tirata fino ad arrivare al petto è la stessa
che viene eseguita nel muscle up, solo che non andremo a fare la transizione, e con questo esercizio riusciremo ad allenare appunto la forza di tirata esplosiva utilizzando anche dei carichi maggiori di quelli che potremmo andare ad utilizzare nel muscle up, perché non abbiamo la componente di transizione che è la componente più complessa nel movimento. Quindi allenate le mod mu, io vi consiglio di allenarle comunque a singole, spezzate, con poca pausa, serie da pochissime ripetizioni, ma starei sulle singole perché dobbiamo concentrarci su ogni ripetizione a massimizzare la velocità e l'esplosività. Vi rimando al video iniziale dove vado a spiegarvi appunto le mod mu in modo tale che capiate al 100% come eseguirle correttamente, perché anche questo è un esercizio facilmente compensabile, ma se volete migliorare il vostro muscle up non potete assolutamente non farle. Abbiamo parlato di muscle up nello specifico, abbiamo parlato del complementare diretto al muscle up che sono le mod mu, ora parliamo della base del muscle up, ovvero la trazione. È di vitale importanza per andare a migliorare il muscle up migliorare la trazione, la forza di tirata verticale. Questo perché? Perché il muscle up appunto risulta essere un esercizio di tirata esplosiva, quindi più noi siamo forti nelle trazioni, che è la propedeutica base del muscle up, più saremo forti nelle trazioni e nelle trazioni zavorrate, più avremo forza nei nostri muscoli motori del muscle up da imprimere sulla sbarra. Allenate le trazioni zavorrate in ogni salsa, a partire dagli sblocchi fino a 120, per andare poi sulle trazioni mezzo rondo al basso, fino alle trazioni normali, trazioni con i fermi, cioè allenate più varianti possibili, ovviamente senza fare un minestrone, perché altrimenti chi troppo vuole nulla stringe. Selezionate gli esercizi adatti alle vostre caratteristiche, alle vostre lacune, selezionate le varianti specifiche per colmare i vostri punti carenti e impostate progressioni di forza appunto sulle stesse. Più migliorate la trazione, più migliorerete il muscle up. Parliamo ora del contorno. Abbiamo parlato dei tre pilastri principali per il miglioramento del muscle up, ora parliamo di esercizi complementari che possono trovare spazio nelle vostre programmazioni, perché hanno il fine di andare a colmare appunto dei punti carenti a livello muscolare che, se andate a migliorare, vi possono permettere di imprimere più forza nel muscle up. Tendenzialmente sono due i complementari che si vanno a fare per il miglioramento del muscle up: quelli per la transizione, tutti quegli esercizi di estensione, quindi a carico del tricipite, come push down se si vuole andare a lavorare con i pesi, oppure estensioni tricipiti agli anelli o alla sbarra se si vuole andare a lavorare a corpo libero. Questi risultano essere molto importanti per il miglioramento del tricipite, perché in fase di transizione il tricipite è quello che imprimerà più forza, quindi più noi abbiamo il tricipite forte e più riusciamo a imprimere forza in transizione. Poi prendete con le pinze quello che vi sto dicendo, perché io personalmente, nonostante i tricipiti siano il muscolo più forte che ho e che mi permettono di fare appunto il muscle up come lo faccio io, non ho mai fatto un'estensione di tricipite, quindi anche qua è tutto strettamente correlato alla genetica. Cioè, se siete forti di tricipite, è anche inutile, non dico che sia inutile, ma può anche essere superfluo andare a fare o di poco conto andare a fare dei push down. Magari concentratevi più su esercizi come ad esempio la lat pull down, ok, che è più a carico del dorsale, che quella vi permette di mettere forza nel dorsale, specialmente nello sblocco. Se volete lavorare con i pesi potete fare della lat pull down, se volete lavorare a corpo libero potete fare delle propedeutiche di front lever, come front lever raises e lavori di questo tipo. Bene ragazzi, in questo video vi ho parlato dei quattro pilastri che io ritengo fondamentali avere nella propria programmazione per il miglioramento del muscle up. Non vi ho lasciato una programmazione scritta perché è impossibile, altrimenti anche i ragazzi che si affidano a me dicono però non è giusto, loro hanno le esclusive quindi è giusto così. Però tornando un attimino a noi, cercate di trarre appunto le nozioni da questo video. Cioè, se voi nella vostra programmazione avete i muscle up, le trazioni zavorrate, le mod mu e magari dei complementari con i pesi, posso dirvi che il lavoro che avete nella vostra scheda è completo per migliorare il muscle up. Poi capire che serie ripetizioni, capire che volume utilizzare, capire che intensità utilizzare, capire tutti i parametri dell'allenamento ovviamente è difficile, e o avete un coach che lo fa per voi o dovete essere estremamente oggettivi con voi stessi, perché seguirsi da soli vi porta tante volte a essere poco oggettivi, e questo può essere il principale motivo per il quale magari siete in stallo o non migliorate. Detto questo, cercate di rivedere appunto quelle che sono le vostre programmazioni, vedete di analizzarle e capire se nelle vostre programmazioni c'è tutto il necessario per migliorare il muscle up. Io in questo video l'ho declinato, e se avete qualsiasi tipo di domanda non esitate a farmela nei commenti. E come sempre, to the top, never stop.